Le Fece Crotone comunica che da oggi presso il botteghino dello Scida inizierà la consegna delle tessere del tifoso. Il botteghino dello stadio resterà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. E sempre da oggi e sino a sabato 15 ottobre saranno in vendita anche gli abbonamenti Junior Under 12 per l'accesso in curva sud, curva nord e in tribuna coperta. Stabiliti i prezzi, 25 euro per le curve e 55 euro per la tribuna coperta. Mazzata per la Juve Stabia che ha subito 5 punti di penalizzazione inflittigli dalla commissione disciplinare per un presunto illecito commesso nella partita tra gli stabiesi ed il Sorrento. I 5 punti che i campani dovranno scontare sono da ricondurre all'illecito commesso nella stagione 2008-2009 dell'allora campionato di C1, una penalizzazione che cambia sensibilmente la classifica facendoli retrocedere dall'11° al 7° posto in compagnia di Gubbio ed Empoli a 7 punti. Inoltre, la stessa commissione disciplinare ha inflitto 3 anni di squalifica all'ex amministratore unico Roberto Amodio, deciso ad appellarsi essendosi dichiarato innocente. Passiamo alla box. Tobia, noto con piacere che sono diventati tantissimi gli iscritti nella tua palestra, hanno desiderio di praticare una disciplina seria e sana. Io sono orgoglioso di questo perché diciamo che insieme a mio fratello bisogna dire anche lui è bravissimo e poi c'è anche papà che abbiamo ritirato papà, abbiamo avuto un aumento diciamo del 100%. Io spero che aumentino ancora di più sia gli agonisti che gli amatori, perché tu come ben sai l'allenamento del pugilato oltre a servire al pugilato può servire anche per dimagrire, per mettersi in forma, per togliere la cosiddetta... Ho visto tante altre ragazze, anche se questo non è l'orario che devono frequentare. Il problema rimane sempre quello degli spogliatoi, Tobia. Il problema rimane sempre quello degli spogliatoi. Stiamo avendo anche un incremento a livello femminile, però logicamente fra un pochettino comincerà a fare un po' di più di freddo, la gente sud ha bisogno di farsi la doccia direttamente. Io spero, l'assessore mi aveva detto che c'erano delle buone possibilità, però diciamo che il problema è urgente, diciamo. Va risolto al più presto, non si può ancora aspettare, sono anni che aspettiamo, però io sono fiducioso. Io a dirti la verità a titolo proprio amichevole... Secondo me non ti aspettavi che ci fosse così tanta gente, dico la verità. No, io dopo tanti anni sono tornato a Bologna. A Bologna le palestre sono pienissime, il pugilato è uno degli sport più seguiti in Alta Italia perché, come ho detto prima, si dimagrisce, viene un sacco di gente, poi affascinante. Poi le persone che vengono amatorialmente non devono ricevere dei colpi, ma devono bensì fare l'allenamento del pugilato, che è un allenamento completo, come tanti altri sport. C'è stata la prima trasferta a Salerno, abbiamo una vittoria e una sconfitta. La sconfitta Marsiglia ha perso, che ahimè stava vincendo la prima ripresa e si è fatto male. E Salerno, l'altro ragazzo invece ha vinto. Secondo me se non si faceva male Antonio facevamo 2 vittorie. E come prima trasferta non c'è male, diciamo. Sono in preparazione anche i campionati per il prossimo mese. Adesso io con mio fratello stiamo preparando, come avete visto prima, stiamo preparando i ragazzi per i campionati. Abbiamo 3 ragazzi che secondo me possiamo puntare al titolo italiano, tutte e tre. Per quale categoria? 69, i 60 e i 72. Io sono fiducioso perché, diciamo, non perché con papà le cose non andavano, però secondo me questa palestra aveva bisogno di un... di giovane, diciamo, di essere un pochettino rimodernizzata. Di tutto questo io e mio fratello siamo orgogliosi perché, come ripeto, in un mese e mezzo c'è stato un incremento del 100% e spero che la gente accorra sempre di più perché qua si suda, si toglie la cosiddetta pancetta.